Ritrovati a questo Politicamp 2015, che è l'ideale continuazione della prossima fermata che abbiamo fatto nel 2012. E facciamo una piccolissima introduzione, che abbiamo chiamato chi siete, quanti siete, cosa portate, dove andate con Fiorino, dal noto film. E quindi chi siete? Siamo un gruppo di persone che indipendentemente dalle appartenenze propongono un centro-sinistra possibile, verificato sul campo e come verificato? Amministrando, oppure agendo come associazioni, studiando nelle accademie, ma con un orizzonte comune, una visione aperta, inclusiva, che però funziona e con cui è possibile migliorare il mondo insieme. Quanti siete? Siamo tanti, ci saranno quasi 30 relatori, ma ci sono partiti, movimenti, associazioni, eletti, cittadini che vogliono partecipare e a realizzare la Como possibile. Cosa portate? I relatori porteranno ciascuno una parola, una proposta, un'azione concreta, e sarebbe bello che chi è presente poi si faccia interprete di queste parole, che saranno poi trascritte nel vocabolario della Como possibile e che metteremo disponibili a tutti sul sito del Politicamp. Dove andate? Andiamo verso una città, un territorio in mutamento, una stagione molto complessa, che però non possiamo semplificare, non possiamo tagliare. Abbiamo una città e un territorio che ha bisogno di partecipazione, e noi pensiamo che questa possa essere la volta della Como possibile. E infine un fiorino, perché abbiamo chiesto un contributo da tutti quelli che hanno organizzato, ma chiediamo un contributo per tutti quelli che sono qua, e quindi abbiamo fatto un contenitore, abbiamo fatto dei contenuti e li abbiamo creati come il nostro gruppo, ma l'abbiamo fatto in autofinanziamento, e allora vi chiedo un pochettino di contribuire a questa giornata per coprire i costi. Qui abbiamo un box dove potete inserire i soldini, e se avete sete potete anche prendere da bere, e magari se ci fate un'offerta siamo contenti, così copriamo i costi della giornata. Allora, io direi che iniziamo subito, perché abbiamo tanti relatori da far parlare. Se voglio dire qualcosa a Giuliana, altrimenti partiamo subitissimo. Ringraziamo, sì, per la strumentazione. Vai. Mi sembra giusto. Ringraziamo la CGL per questo, il Como, il proiettore del PD, e Paolo Portoghese per la stampa dei drappi. Non funziona, no, sono io che ho dei problemi con i microfoni. È risaputo, chi mi conosce sa che ho qualche problema con i microfoni. Quindi, e io direi di far partire la scaletta e magari ci mettiamo qua ai tavoli. Poi andiamo. Ok.